Buonasera mister, sono Paolo Di Lucini. Il Pescara mi è sembrato psicologicamente ormai come se avessi abbandonato, senza nervo, senza determinazione. Non crede che anche lo sforzo suo di stare giovani, importanti e interessanti si stemperi se non c'è quel pizzico di vita necessaria a finire bene il campionato? Purtroppo non è una malattia che abbiamo da oggi, questa è una cosa che si è verificata molto spesso durante l'arco del campionato, è uno dei nostri difetti principali, oltre a quello tecnico che chiaramente si può notare, perché il divario tra noi e il Milan, insomma, l'avete visto tutti. È chiaro che dovresti sopperire con un po' più di cattiveria le cose, però evidentemente non riusciamo a metterla in campo. Grazie. Prego. Buonasera mister, a proposito di voglia, diciamo, no? Ancora una volta all'inizio della partita, insomma, avete spianato una strada con un errore individuale, senza voler ovviamente gettare la croce addosso al giocatore, però insomma partire in questo modo poi diventa quasi impossibile fare qualcosa di altro. Giochi con Milan, lo sai, è una squadra che vieni da un momento, un periodo in cui non ti va bene niente, sei con il morale sotto i tacchi, inizi la partita dopo 10 minuti, un rigore apre la strada al Milan, ammesso che ce n'era bisogno, è chiaro che crolla tutto subito. Non dovrebbe essere così, però